Una festa solenne e condivisa, la festa delle forze armate, ma anche del popolo, la festa dell'unità e dell'orgoglio nazionale. Quella del 4 novembre è una giornata importante, una giornata in cui tutti, persino bambini e ragazzi, insieme ad adulti e alle autorità militari, civili e religiose, sentono il diritto di scendere in piazza per ricordare un'altra Italia, quella che 98 anni fa vinceva la battaglia più spaventosa che il mondo fino ad allora avesse mai visto. E così oggi, nell'anniversario della fine del primo conflitto mondiale, in tantissimi ricordano i momenti più importanti della Grande Guerra. Ascario, bellissimo e piccolo paese della costiera cilentana, come ogni anno, è lo speciale corpo dei bersaglieri, che su proposta e richiesta del soldato Gerardo Scarano celebra la festa del 4 novembre. Qui, sulla vecchia marina dei pescatori, le scuole, il comune, il parroco e le forze armate partecipano con i fanti piumati al significato più intimo e profondo della giornata memorabile, nella consapevolezza che sacrificio e coraggio sono valori universali che uniscono e non dividono, anche nell'Italia moderna, quella ferita dai terremoti, dal fenomeno dell'immigrazione clandestina e dalle mille crisi. Ecco dunque che la manifestazione formale e maestosa del 4 novembre diventa l'occasione per riadattare al presente parole come fedeltà e patriottismo e per ripescare dalla storia i racconti e le melodie che contribuivano a ridare morale alle truppe italiane, come la canzone del Piave che, così come narra la leggenda, aveva giovato alla riscossa nazionale più di un generale e come l'intramontabile e ineguagliabile Fratelli d'Italia, divenuto il simbolo della nostra unità.